Salve a tutti, bentornati su Go Games. Oggi andremo a vedere dove trovare la seconda parte del medaglione segreto del Sacro Albero per poter accedere così alla zona segreta di Elden Ring. Ci troviamo sulle vette dei giganti, siamo a Castel del Sol e la grazia che ci interessa è porta principale di Castel del Sol. Se vi interessa, proprio qui accanto c'è anche un mausoleo dove sdoppiare l'anima di un boss. Partendo da qui bisogna entrare dentro Castel del Sol. Fate attenzione perché appena entrate ci saranno due leoni pronti ad attaccarvi, quindi cercate di farne una alla volta o potete anche evocare la lacrima. Da qui vi faccio vedere la strada. Fate sempre attenzione perché io ora ho pulito la zona, ma brulica di nemici invisibili anche. Qui troverete un falò e da qui, girando a sinistra, qui in fondo troverete anche un'arma leggendaria che ci servirà per il relativo trofeo. Shuttle dell'Eclissi. Sbloccate l'ascensore che vi servirà come shortcut, in modo da non dover ripetere il giro nel caso doveste morire con il boss. Per sbloccarlo, mi raccomando, tiratelo su e poi andate giù, altrimenti dopo non lo trovate. Ora che abbiamo tutti e due i pezzi dei medaglioni, possiamo tornare al montacarichi
una volta che siamo qui, cambiamo azione e solleviamo il medaglione segreto. Questa è la prima grazia che troverete, quindi dovete farvi un pezzetto come avete visto nel video, tirare giù i nemici e arrivare fino qui per avere un luogo di grazia. Ovvio che se morite c'è comunque la statua di Marika, quindi non perderete i vostri progressi. Da qui, uscendo da questa porta, saremo nel luogo segreto. Quindi abbiamo tutto questo lato da esplorare e andando qui, ordina città liturgica, potremmo, risolvendo un puzzle, poter arrivare qui al sacro albero di Michella. Ve lo farò vedere in un prossimo video. Grazie mille a tutti per averci seguito e alla prossima.